Caccia alla Nazione. Io volevo sapere com'è iniziato tutto. Quando è iniziato tutto? È iniziato, diciamo, 2 settimane fa, dai. Io comunque con Roberto mi sono sempre sentito da quando sono andato via, perché comunque lo ritengo una grandissima persona e per me ha fatto tanto, e quindi ci siamo sempre sentiti, confrontati su giocatori, e insomma gli scrissi un messaggio, anzi addirittura una chiamata se non sbaglio, nel quale insomma gli dicevo che dovevamo fare, perché poi alla fine mi avevano iniziato a chiamare un po' di squadre di Serie B così, e io onestamente non l'ho mai preso in considerazione, perché comunque solo il pensiero di dover entrare qua con una maglia che non fosse quella del Perugia in Serie B onestamente non me la sentivo, e quindi insomma diciamo che è stato tutto molto facile con la società. Niente. Ciao Diego, Andrea Franceschini, Umbria Radio, bentornato. Grazie. Senti, la sensazione è che tu sia qui per riprendere un lavoro che è finito in un certo modo qualche anno fa, non in maniera positiva per quella, in quella giornata, sì. e portarlo a termine. Sbaglio? No, non sbagli, sicuramente sono sempre stato abituato a lavorare tanto, e se sono tornato è perché comunque ho una mia idea che è di comune accordo con la società, e io da quando me ne sono andato non sono più tornato qua allo stadio a vedere Perugia, per un semplice fatto, perché comunque quella partita, quel playoff, non mi è andato più giù. È vero che comunque la società veniva dalla Serie C, il primo anno di Serie B, però secondo me per la squadra che avevamo potevamo fare qualcosa di più, però potevamo ambire sicuramente a passare il turno. E ad oggi sono tornato per cercare di fare il massimo, poi speriamo che tutti riusciremo a fare quello che stiamo sognando, io, la società, una città intera, la tifoseria, tutti, però non la nominiamo che è meglio. Buonasera Diego, sì. Nicolò Brillo, sportperugia.it. C'è tanto di romantico nel suo ritorno qua a Perugia, a partire anche dal numero che ha scelto, un numero che non è da punta, ma che per noi perugini significa tanto. Sì, sì, lo so. Son contento, dai, sono contento, sicuramente per la persona che sono è una maglia, almeno a cui io do molto valore, sicuramente, soprattutto anche il numero. Poi magari chi prima l'ha indossato può darsi anche non sapeva il valore di questo numero, però io lo conosco e sono sicurissimo, quello sicuramente, che lo onorerò sempre. Ciao Diego, bentornato. Nicola Urascori dell'Umbria. Senti, di fatto torni per essere proprietà in patria, quanto può essere complicato anche gestire comunque la pressione, anche insomma che c'è attorno già al tuo ritorno, si è visto anche con tifosi che sono venuti al tuo primo allenamento, questo video, insomma c'hai un bel peso addosso. Sì. Che può essere una cosa positiva o anche negativa. Io sicuramente le pressioni fanno parte di questo sport, tutti gli anni che ho fatto, anche quando ero qua, le pressioni le ho sempre avute, con gli anni a seguire ne ho avute ancora di più, perché comunque quando vai in Serie A e hai sempre degli obiettivi sia personali che di squadra e devi sempre fare il massimo per raggiungerli. Poi è normale che ci sono altre squadre, ci sono i giocatori, c'è i giocatori che giocano con te e ti devono sempre dare una mano, però senza pressioni credo che comunque nel calcio fai poco.
Ciao Diego, bentornato. Ciao, Giuliano grazie. De Matteis, Perugia Today. Ha detto che con Goretti ti sei anche confrontato su alcuni giocatori, no? Volevo sapere se avevi caldeggiato qualcuno di quelli che è qui. E Iemmello mi sembra lo conosci, hai giocato a Sassuolo, sì. E con Melchiorri anche, formate un tridente d'attacco che poche squadre in Serie B hanno. Secondo te, magari qualche volta è possibile anche giocare insieme, se uno si sacrifica è possibile anche questo, no? Ma sì, poi comunque le scelte le farà il mister. Abbiamo, diciamo, secondo me una rosa molto importante, come le hanno altre due o tre squadre di Serie B, perché comunque credo che Frosinone, Cremonese, stesso Empoli, siano formazioni valide. Poi comunque tutti sappiamo che la Serie B è un campionato difficile, però se siamo qua e se sono tornato qua, sicuramente non sono tornato per fare un anno di vacanza. Sono tornato qua con degli obiettivi importanti e farò di tutto per portarli a termine. Ciao, sono Clero Bertoldi del Corriere dello Sport. Volevo risolvere prima un piccolo giallo. Cioè, tu risulti nato a Marciano, ma sei cresciuto a Ponte San Giovanni, no? Sì. Ecco, è solo perché la tua mamma ha partorito a Marciano? Sì, perché i miei nonni erano di Marciano. Ecco, i nonni materni o paterni? Materni. Materni. Oh, e le altre domande invece sono extracalcistiche. Cioè, quali sono le tue passioni al di fuori del calcio? La famiglia. Ma tu sei sposato? Accompagnato con una bambina. E come si chiama, no? Angela, mia compagna, e Dea, mia figlia. Dea. Ah, Dea. Senti, è perugina tua compagna o l'hai conosciuta? Polignate. Ah, quando stai... Oh, e per concentrarti sei musicalmente hai... No. Come fai prima della partita? Sì, ascolto la musica, ma non sono proprio un amante sfegatato, forse per distrarmi, per concentrarmi, non lo so. Reggaeton? Niente. Ciao Diego, buongiorno. Ciao. Marco Taccucci, Imbra TV. Senti, 5 anni fa sei arrivato a Fari Spenti, quasi nessuno ti conosceva, qualche mese prima sei stato beccato in una foto che si è fatta lui dentro il campo, mentre guardavi con la sciarpa. La vittoria del campionato. La vittoria del campionato. Come cambiano le cose, eh? Sì. Ho avuto sicuramente la fortuna di passare da qua 5 anni fa e adesso ho la fortuna di tornare qua, sicuramente con un bagaglio di esperienza diverso, ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori che mi hanno formato, mi hanno aiutato a crescere e cercherò sempre di portare la mia esperienza e dare un contributo importante a questa squadra, a questa società e a questa città. Io spero, quando ho accettato, il mio intento era comunque anche di unire un po' tutto l'ambiente. Spero, credo per ora di esserci riuscito, perché io credo che se vogliamo arrivare a tutti quanti all'obiettivo che ci siamo prefissati, dobbiamo stare tutti insieme, a partire da voi, da noi, dalla società e da tutta la città. Qual è la cosa che ti ha dato di più, cioè la Serie A? Cioè, nel senso, hai avuto qualche conoscenza, qualche allenatore, qualche giocatore, o è proprio il contesto che ti aiuta? No, ti dico, tutti gli allenatori mi hanno dato qualcosa, mi hanno trasmesso qualcosa, sia a livello tecnico che a livello umano. Ho avuto la fortuna di giocare con giocatori che hanno fatto piazze importanti, ma a partire da Paolo Cannavaro, cito lui perché comunque è una persona magnifica che mi ha fatto crescere tanto al mio primo anno di Serie A, e poi piano piano seguendo gli
gli anni successivi un po' tutti mi hanno dato. È normale che quando fai parte di questi spogliatoi con giocatori e gente importante cresci e anche in fretta, anche perché ti devi responsabilizzare. Io penso che qua c'è tutto per fare bene. Credo per le esperienze passate dove questi giocatori che hanno fatto grandissime carriere hanno dato tutto, davano tutto, lo vedevo sia in settimana che nelle partite, hanno sempre dato tutto. Io mi rispecchio molto in loro perché credo che il lavoro paghi sempre. Le vittorie non vengono mai a caso, credo che le partite non si vincono perché sei bravo, perché devi dare tutto. Le partite si vincono perché ti alleni forte in settimana, e se ti alleni forte in settimana alla fine i risultati arrivano. La domenica non possiamo pensare, perché noi siamo in Perugia, siamo belli, siamo magari forti tecnicamente, poi in Serie B lo sappiamo tutti che ci sono squadre che corrono, che vanno forte e ci possono mettere in difficoltà. Quindi dobbiamo avere l'intelligenza di migliorarci e soprattutto grande professionalità. Hai qualche rimpianto, cioè in questi 4 anni? Vabbè, ci sono delle scelte che magari non rifaresti o scelte... No. Sì, qualcosa cambierei, però non vorrei nemmeno dirlo. Sicuramente sono stati, te l'ho detto, anni in cui sono cresciuto tanto, a partire da il primo anno di Sassuolo dove siamo andati in Europa League, alla salvezza del Crotone, alla salvezza dell'anno scorso a Bologna, dove il primo anno abbiamo fatto, credo, un girone d'andata disastroso per la squadra che avevamo. Poi alla fine il gruppo ha fatto la differenza, come dovrà fare la differenza quest'anno. Il gruppo, il singolo secondo me ti fa vincere la partita, 1, 2, 3, però il campionato non te li fa vincere il singolo, te li fa vincere solo il gruppo. E noi l'anno scorso a Bologna se ne siamo usciti così, perché eravamo un gruppo sano, con dei valori umani importanti, e ci siamo riusciti a salvare. Sì. Ciao Diego, Corrado Losito, davvero, ciao. Ciao. Ci siamo sentiti l'anno scorso, qualche mese fa, se ti ricordi, e parlammo proprio della possibilità o meno di tornare a Perugia quando tu eventualmente avessi potuto. E la tua idea era quella, insomma, di aspettare, diciamo, tempi migliori, magari giocando le tue carte ancora a Bologna. Eravamo all'inizio dell'anno, se ti ricordi. Sì. E, diciamo, che cosa in questi mesi poi ti ha fatto, tra virgolette, cambiare idea, a parte la situazione, diciamo, che si è venuta a creare, cioè l'idea di far valere questa tua esperienza di cui tu stai parlando in Serie B? No, io ho sempre pensato, da quando me ne sono andato, di tornare a Perugia, sempre. Però è normale che tornare a Perugia quando hai ancora 3 anni di contratto con il Bologna e vengo in prestito secco, un po' onestamente mi dà fastidio. Quindi ho una sola strada per riuscire a rimanere qua, che è vincere il campionato. Perché poi se torno in Serie A mi piacerebbe rimanere qua per sempre, chiaramente. Però sarà ancora una sfida più bella e più importante, e ce la metterò tutta per cercare di portarla a termine. Senti, se ci puoi raccontare la tua estate dal punto di vista atletico e a livello di ritmo partita, che punto sei? Ho fatto tutta la preparazione, ho fatto 2 amichevoli, e 3, le prime 2 di campionato l'ho saltate e la Coppa Italia l'ho saltata, quindi sicuramente sono un po' indietro, però non mi sono mai fermato, non ho mai, anche nel giorno libero della squadra mi sono allenato a parte con il preparatore, ho sempre cercato di mantenere alto il livello fisico, perché comunque devi andare a compensare quando non giochi, e adesso avremo la possibilità di giocare domani sera, sicuramente un po' di benzina già la metterò dentro. Sì, ciao. E tra i vari allenatori che hai avuto l'anno scorso e insomma quest'anno Mihajlovic, che sta vivendo un momento difficile, nonostante alla fine tu sei partito, ho visto che sul tuo profilo Instagram gli hai anche dedicato
visto una foto con una dedica speciale per il mister, che sappiamo tutti a qualche difficoltà con cui sta combattendo. Adesso c'è Oddo e lui, penso ci ha parlato anche prima di venire, cosa ti ha chiesto proprio, oltre al fatto dell'esperienza, del carisma, di trascinare il gruppo un po', come Iemmello e altri più esperti, però proprio tecnicamente come ha studiato, insomma, di metterti in campo, come pensa di metterti in campo? Allora, intanto mi rilaccio al discorso di Mihajlovic. Sì, non è che se un allenatore non ti fa giocare è scarso e se ti fa giocare è forte. Mihajlovic ha, al di là di essere un grandissimo allenatore, ma è una persona sincera, schietta, pulita, veramente un guerriero. E l'esperienza che abbiamo vissuto è stata brutta e comunque ci ha segnato. Poi tutti sappiamo che lui è veramente una persona di spessore e siamo tutti convinti che ne uscirà. Quindi è giusto, anche se comunque mi ha fatto giocare poco, riconoscere quel che è giusto. Per quanto riguarda il mister Oddo, prima di venire non ci avevo parlato, però tutti me ne avevano parlato molto bene. Mi ha chiesto di essere comunque un punto di riferimento. Questo, anche se non me lo diceva, dentro di me speravo e spero di diventarlo, di esserlo. A livello tecnico credo che il mister giocherà 1-2 o 2-1, adesso non lo so. Sicuramente con i giocatori che abbiamo può fare quello che vuole il mister. Poi è vero che i nomi contano, ma fino a un certo punto. Poi quando si va in campo conta la voglia che ci metti, la cattiveria che ci metti e le idee di gioco che hai. E come ho detto prima, abbiamo tutto per fare bene. Adesso sta a noi. Senti Diego, immagino che avrai visto le prime due partite del Perugia. Cosa ti è piaciuto? Cosa magari invece, su quale aspetto invece bisogna lavorare subito? No, le partite le ho viste. Ho visto la partita di Livorno. Cosa dire? Credo che la squadra abbia sofferto poco fino all'espulsione. Poi, dopo l'espulsione, anche inconsciamente comunque ti abbassi e poi rischi, perché comunque tutte le squadre sono organizzate, tutte le squadre ti possono mettere in difficoltà. Però dobbiamo cercare di evitare queste sciocchezze, perché alla fine sono cose che devono, non possono succedere, perché poi comunque compromette una partita e comprometti, puoi perdere punti e poi alla fine i punti alla fine li paghi. Quindi io appena arrivato, scherzando, ma già ho cercato di farlo capire. Qua siamo tutti sulla stessa barca e tutti dobbiamo essere dei professionisti sia dentro che fuori dal campo, perché comunque se uno fa la sciocchezza poi siamo in una squadra e ci rimettiamo tutti quanti. Buongiorno Diego, buongiorno. Benvenuto. Grazie. Pietro Cuccaro, Umbria On e Umbria TV. Tu ti rendi conto che hai fatto una dichiarazione che ci ha fatto saltare dalla sedia e avrà fatto scoppiare di felicità il cuore dei tifosi, quella sulla tua volontà di rimanere qui e di andare in Serie A con questa squadra? Vabbè, se sono venuto, non sono venuto per salvarmi, poi mi tocco, per carità, ma... Da pensarlo a dirlo, c'è una bella personalità. No, ma credo che non bisogna nasconderci, poi lo sappiamo tutti che le difficoltà ci saranno, però io credo che comunque l'ambiente, sia quando le cose... Se tutti vogliamo il bene del Perugia, credo, non lo so, io metto... Lo dico, se tutti vogliamo bene il Perugia, credo che dovremmo restare uniti sia quando le cose vanno bene come adesso, che nei momenti difficili, che in 42 partite ci saranno sicuramente, lì sarà il momento di stare ancora più uniti, ma di questo credo che non mi preoccupo di questo. Però sicuramente se sono tornato è perché comunque vogliamo fare un campionato importante, di vertice. Cosa porterà non lo so, però ce la metteremo tutta.
Niente. Senti, Diego, domani tornerai a giocare a Firenze, dove sei stato 6 mesi e hai vissuto forse l'esperienza più forte della tua carriera, no? Perché la morte di Davide Astori, tu hai vissuto personalmente, credo che cosa ti ha lasciato quella cosa? Insomma, che... No, mi ha lasciato un bel segno, mi ha segnato, perché comunque io, anche se ero arrivato da poco, comunque Davide lo conoscevo e da quando sono arrivato mi ha sempre indirizzato, consigliato, mi ha fatto conoscere la città, l'ambiente, una persona pulita, sincera, che poi sfortunatamente ha avuto questa vicenda, questo esito, e comunque rimarrà sempre nei nostri cuori e nel mio sicuramente. La prima di campionato che giocherai, dovresti giocare, cioè mettiamo, speriamo di sì, che ti faccia giocare, è con la Juve Stabia. Tu ci hai giocato con la Juve Stabia? Sì. Ecco, che cosa ne pensi, se hai visto o sai qualcosa degli avversari con i quali hai giocato e che ricordi di quell'esperienza? No, ho un bellissimo ricordo, con il presidente Magnello della Juve Stabia, anche con lui mi sono sempre sentito, perché comunque le persone che positive, oneste, che si sono sempre comportate bene con me, le ricordo veramente con piacere, mi ha fatto un grosso in bocca al lupo, ci eravamo sentiti 2 o 3 volte in questo mercato per confrontarci, e quindi sarà un piacere rivederlo, avrò questa occasione, quindi sono contento che ritroverò persone che comunque nella mia carriera avevo incontrato e che da un po' che non rivedevo. Sicuramente sarà un avversario valido, perché se in Serie B sono tutte squadre valide, e dovremo essere noi a subito far capire quanta voglia abbiamo di vincere la partita. Giochiamo in casa e non possiamo non permetterci di non fare la partita. Niente. Ciao Diego, Stefano Giommini a TV Umbria. Abbiamo parlato prima di un certo cambiamento. Da 4 anni e mezzo ad oggi, dalla tua precedente esperienza a Perugia, com'è cambiato Diego Falcinelli, calciatore, magari anche uomo? E poi, se il mister magari ti dovesse chiedere di portare un bagaglio, quale porteresti, di quale tua esperienza, magari in Serie A o piuttosto altre squadre, porteresti qui a Perugia? Oddio, mi sono perso. No, porterei, diciamo... Qui posso portare veramente il mio attaccamento alla maglia, la mia professionalità, penso e credo di essere un professionista, fuori e dentro il campo. Poi come andrà in campo nessuno lo sa, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Però sono convinto che comunque il lavoro paga sempre. E se fai le cose a modo, ti alleni sempre forte... E fai professionista soprattutto fuori dal campo, e abbiamo il dovere morale di farlo, e alla fine i risultati arrivano sempre.